non se l'aspettava nessuno, perché si è fatto un tempo neanche a levare le macchine e guarda la condizione che siamo. Abitavo qui fino a ieri sera, oggi no. Lei abita qui? Sì, qui sopra. Ho comprato casa 2 anni fa. E adesso com'è la casa? No, la casa per fortuna va bene. Il problema è qui le strade, i garagi, le cantine, tutta la casa. Senza corrente, quindi passeremo la notte al buio, stiamo cercando di caricare delle lampade e vedere di passare la notte. Io vivo qui in una zona vicino e sono andato a prendere i telefoni dei miei familiari per caricarglieli e poi stasera glieli riporto. Sono qui più avanti e senza corrente, non possono uscire di casa, la situazione si è stabilizzata, se non ricomincia a piovere siamo più tranquilli, però insomma la casa è da buttare, tutto. Abitavo qui fino a ieri sera, oggi no, 3,5 metri d'acqua nei garage, 1 metro in casa, semplice. Nel 66 l'acqua arrivò alla soglia di quelle case gialle là, oggi ce n'era 1 metro in questi appartamenti. Mia moglie è cascata 2 volte sulle scale per cercare di salvare qualcosa. Un altro coinquilino che abita al piano di sopra si è stroncato la schiena. Erano arrivati i pompieri, il reparto fluviale e tutti. Sicché una meraviglia, sta cercando di salvare qualcosa e arrivare a aspettare i pompieri, che purtroppo non avevano una chiamata, ma 1000 giustamente, siamo nella merda, nel senso più assoluto, sia con l'acqua che per il resto. Non hai più niente, 3 macchine da buttare via. La casa, c'ho il letto che è in bagno, gli armadi, non c'è più nulla. Aspettava nessuno, perché si è fatto un tempo neanche a levare le macchine e guarda la condizione che siamo. Non se l'aspettava quindi? No, nessuno, perché sennò le macchine si sarebbero levate. Chi se l'aspettava tutta questa cosa? Aveva dato qualche avvertimento? Nessuno. Mia mamma sta qui, è venuta su, ha 40 centimetri d'acqua dentro e nulla. E si butterà via tutto, che si fa? Lei ha detto che ha 10 dipendenti. Siamo 10 a lavorare. Non c'è più niente da fare, che deve fare. Abbiamo quattro furgoni attrezzati, ma anche furgoni, sono tutti là dentro, tutti sott'acqua. Trapani, saldatrici, tutto quello che noi facciamo nel nostro mestiere, nel nostro lavoro, non è più utilizzabile.